Quando si dice passione per la comunicazione, si dice radio. E Dario questa passione l'ha avuta fin da bambino, quando assieme al padre seguiva tutto il calcio minuto per minuto. A lui è sempre piaciuta l'idea del radiocronista che accompagnava l'ascoltatore in tutte le fasi della partita e il rapporto di fiducia che si instaurava. Per Dario Ronzulli quella passione è diventata professione dal 2003, quando nell'era dell'immagine sempre a disposizione di tutti, la radio mantiene intatto il suo fascino. Potenza della voce, del racconto orale, della leggerezza del mezzo. Ogni volta che il microfono si accende è come se fosse la prima volta. Ecco, la magia della radio è questa, richiede un grande sforzo nel farla e nell'ascoltarla, ma in cambio sa riempirti il cuore. La sua voce è divenuta la voce del basket, adora analizzare i dettagli che sono dietro ad ogni singola azione e ad un'intera partita, un gioco che vive di trasformazioni continue, di imprevedibilità, di grandi gesti tecnici e grandi minuzie tattiche. Un gioco che ti travolge come un'onda già la prima volta che lo vedi dal vivo. 24esima edizione del premio Fair Play Menarini, categoria Narrare le emozioni, dedicate all'indimenticabile Franco Lauro, va a Dario Ronzulli. Ciao Dario. Buonasera a tutti. Ciao Dario, allora quest'anno è stata fatta una scelta particolare da parte dell'organizzatore, da parte della giuria. Voi sapete che su questo palco si sono avvicendati tutti i grandi big del mondo del giornalismo. Questo premio è ben augurante per la tua futura carriera. Si è deciso quest'anno di scegliere un giovane come te che abbia dentro la passione per lo sport, come hai tu, e in primis per la pallacanestro, come aveva Franco, oltre che per il calcio, però lui era uno che era nato dal basket. E insomma, tu identifichi lo spirito di Franco e questo è il motivo per cui succedi nell'Albo d'Oro a tutti i grandi. Tra l'altro Franco è stato il primo a ricevere questo premio quando è stato iniziato nel 1999. Ti lascio un po' di tempo perché devi metabolizzare il concetto, perché quando ti hanno chiamato hai detto: scusate, ma avete sbagliato numero? No, quello ti dico la verità, no. Ah, bene. Però, bene. Però guarda, questo è il primo premio che ricevo nella mia carriera, quindi già di per sé è un onore enorme. È un premio importantissimo, basti pensare che siamo alla 24esima edizione, vuol dire che ormai è una realtà consolidata. In più è dedicato alla memoria di Franco, queste parole che hai speso rendono questo premio ancora più speciale. Io spero davvero che sia ovviamente ben augurante, ma per il futuro, ma è per me un attestato di stima enorme per il lavoro che ho fatto già. E, onestamente è un premio inaspettato e bellissimo. E il fatto di succedere, come giustamente sottolineato, a firme prestigiose che hanno fatto la storia del giornalismo sportivo aumenta ancora di più l'orgoglio, perché onestamente sono molto orgoglioso, non lo nascondo. E fai bene. Orgoglioso, soddisfatto e anche bello, stimolato per il futuro. Devo dire che di Franco conservo un ricordo meraviglioso. Ci intendevamo, sai, ci sono delle persone con cui ti intendi di più che con altre. Con Franco non c'era una grandissima frequentazione perché lui stava a Roma, io stavo a Milano, però si stava bene insieme, era uno positivo nei confronti della vita. E io vorrei che per ricordare Franco venisse uno dei più grandi giocatori del basket italiano di tutti i tempi, che ha avuto il privilegio di essere raccontato nelle sue gesta proprio da Franco Lauro quando si dedicava a tempo pieno a pallacanestro, che è Carlton Myers, amico anche tra l'altro del premio internazionale Fair Play Menarini. Ciao Carlton. Ciao Lorenzo, Carlton. Ciao Rachele. Ciao Carlton. Allora, io ricordo benissimo quell'europeo che hai vinto col pallone che ti sei portato via, e ricordo, nonostante allora io lavorassi in un'altra televisione che non era la Rai, il commento entusiasta di Franco. Un suo ricordo, cosa ti ricordi di lui? Ma mi ricordo diverse cose. Intanto io non ho mai rivisto la partita dell'Europeo, ma ho voluto riascoltare invece
ho ascoltato per la prima volta la telecronaca, perché mi avevano detto che Franco Lauro aveva appunto esaltato tutta la squadra nazionale, ovviamente, ma in particolar modo il sottoscritto. Lui non mi ha mai, né in quell'occasione, non c'era neanche da criticare perché poi alla fine abbiamo vinto, ma in altre occasioni non mi ha mai criticato. Stavo parlando anche con suo fratello qui dietro le quinte. Io non ho mai avuto un gran rapporto con i giornalisti, non me ne vogliate, ma non perché ce l'avessi con i giornalisti o quant'altro, abbastanza schivo e riservato. Però con Franco c'era un rapporto particolare, anche se non ci frequentavamo, potevamo non vederci per diverso tempo, e lui mi faceva una gran festa, ci facevamo entrambi una gran festa. Io nutrivo nei confronti di Franco un forte affetto e stima, e credo, sono convinto che fosse la stessa cosa anche per lui. Bravo Carter, bravo. È assolutamente vero, è assolutamente vero. Allora, questo momento molto forte, perciò narrare le emozioni, e qui le emozioni sul palco adesso si sprecheranno, perché c'è anche suo fratello, di Franco Salvatore. Vieni qua Carton, gentilmente. Invito anche la compagna di Franco Lauro a salire sul palco, Francesca Romana Mezzo. Buonasera anche a Francesca. Devo dire che insomma Franco ci ha lasciato non tanto tempo fa, perciò insomma la ferita è ancora bella aperta, però credo che possiate sorridere questa sera, perché guarda quanto affetto circonda ancora Franco. Buonasera a tutti, grazie di cuore a tutti, a Angelo Morelli e Chiara Fatai per aver voluto dedicare questo bellissimo premio a Franco. E ho letto tante bellissime cose su Franco che non sto a ripetere, che riguardano il suo spessore e i suoi valori. Allora voglio ricordare un piccolo aneddoto di quando eravamo adolescenti e andavamo con un pullman con 20-30 amici a vedere al Palazzo dello Sport le partite di pallacanestro della squadra di Roma, la Stella Azzurra. E mentre noi eravamo tutti in tribuna, lui era sempre ai bordi del campo, probabilmente per assorbire l'atmosfera della partita, che poi lo ha portato a quella meticolosità di cui parlate tutti nel preparare gli eventi, il suo lavoro, e quella capacità di trasferire, di narrare le emozioni. È grazie vero. Veramente di cuore. È un grazie. Vero piacere, è un vero piacere. Francesca, cosa significava lo sport e il suo lavoro per Franco? Era la sua vita. Gentilmente se ti puoi avvicinare. Era la sua vita, era la Avvicinati. Sua gioia di vivere, la sua passione, era veramente tutto. Era un qualcosa che lo faceva avvicinare alle persone, ai giovani che volevano cominciare effettivamente a questo tipo di lavoro, quindi il fare giornalismo nello sport. Dava consigli costantemente a tutti i giovani che volevano perseguire delle ambizioni, e per lui lo sport e il suo lavoro, il giornalismo, era la sua vita. Lui era un uomo di grandi passioni, è un uomo di grandi passioni in realtà, e di gioia di vivere, era veramente, era il moto propulsore della sua vita, la gioia di vivere. Brava, ecco, Franco aveva proprio la gioia di vivere. Io quando lo vedevo mi riempiva di allegria, devo dire la verità, di positività, in un mondo, anche quello dei giornalisti, lo sai, poi parlo proprio con te, voglio dire, parlo proprio con te. Allora, Dario, prendi per piacere il tuo riconoscimento, qui mettiti lì, Carto qui gentilmente, qui Salvatore. Francesca là per questa
E io vorrei anche abbracciare la signora Maria, che è la mamma di Franco, che è qui con noi. Buonasera signora, apprezzo molto la sua presenza qui questa sera, penso che lei possa essere felice, onorata di aver avuto un figlio così. E adesso c'è un omaggio a Franco. Franco è un amico del premio Fair Play, gli ho detto che lo ha vinto nel 1999, ma l'ho anche condotto per 5 volte e oggi ho rivisto un po' di fotografie, in tutti gli scatti sorrideva, che è una peculiarità di pochissime persone, soprattutto di chi sta qui, si diventa tutti corrucciati. Franco sorrideva e riusciva a stemperare, che era una cosa che a me sempre è piaciuta molto e che lo caratterizzava. Perciò andiamo a rivivere in questo minuto chi era Franco con un microfono in mano, insomma. Io lo vedo sempre con i giornali sotto braccio e con un microfono, per me Franco i giornali qui e un microfono in mano, vediamo. Dovunque tu sia, e una grande carriera ti auguro. Dario raccoglie. Grazie. Un testimone molto molto particolare. Assolutamente.